Allora, salve ragazzi, qui del 38, siamo su She Will Punch Them. Eccoci qua, come ci guarda, tutta bella accattivante. Benissimo, siamo... Siamo qui. Guardate come ho arredato alla fine. Dai, diciamoci la verità, abbiamo fatto... Ho fatto un buon lavoro, dai. Non mi posso lamentare, bro. Non mi posso lamentare, bro. Però ho fatto un bel lavoro. Gli ho messi queste statue, questa zona, gli acquisti, poi andiamo qua sotto, il dungeon, guardate quanta roba però, eh. Ho messo pure una cosa giusto per... Qui è bellissimo che ho fatto un salottino, una piccola stanzetta, qua cose di prigioni, trappole, cose, niente, cioè, qualcosina, giusto qualcosa di carino, dovevamo fare un dungeon, non è. Sto sudando come voi non avete idea, fa un caldo, lei si è messa lì, bella comoda. Abbiamo aggiunto comunque cose, robe. Qua ancora non ho messo niente in teoria. Vabbè, non c'è niente in realtà da fare. Qui in realtà si potrebbe mettere qualcosa qui in qui, però non so che cosa, quindi evitiamo, insomma. Fino a quando uscirà qualche update ignorante, qualcosa così. Qua ho messo qualcosina, vedete? Cioè, abbiamo abbellito praticamente il salotto, ci basta e avanza in pratica. Ma noi oggi abbiamo uno scopo importantissimo. A parte che vi faccio vedere uno, a parte il costume, i vestiti che sono questi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, abbiamo 7 minions, ragazzi. Questo cosa significa? Siamo pronti per fare la missione del secolo. In questo caso basta affrontare loro. Dobbiamo fare questa, però prima dobbiamo fare la missione del Grimhelm Castle, che faccio prima questo. E poi salviamo il nuovo personaggio, che credo che sarà di livello 4 a sto punto. Lo sbloccheremo e sarà di livello 4. Quindi poi dobbiamo solo potenziare. Allora, io non so se poi dopo si continuerà e andare a nuove aree, ma credo di sì. Cioè dopo il 4 che distruggeremo qua... Dopo dobbiamo andare solo qui, che se la sblocchiamo forse si apriranno nuove porte. Quindi si andrà qua, si andrà qua, si andrà qua, qua, fino a qui, fino ad arrivare anche qua. Non so quindi se c'è qualcosa. Dalla mappa che vedo è molto limitato, anche se qua vedo un terreno tutto più roccioso. Staremo a vedere, vediamo come funziona. Ricordiamoci che questo è un pre-alpha, quindi ciò che stiamo facendo praticamente è il massimo. Quindi credo che finiremo il gioco proprio così. Madonna che casino. Bene. Giusto. Follow me per favore. Allontanati un po'. Ok, vediamo se riusciamo a sconfiggere questo. Oh, vabbè. Vediamo un po'. Livello 4 questo. Ah, queste sono su 10 cavalieri. Non mi mandate messaggi ora perché non era il momento, ragazzi. Stanno per sentire le frecce. Oh, bella. Un elmo? Ho trovato un elmo. Mo noi dovremmo fare un po' i furbi. In teoria dovremmo entrare qui dentro. Madonna. Oh, ma c'è sta uno ignorante là. Oh, bellissimo, tutto corazzato. Oh, c'era uno nascosto là, eh. Puoi anche... Aia, fate... Oh, fate male, no? Oddio, ho visto una cosa lì pericolosissima. Allora, ma qui si poteva entrare... Ah, si poteva salire là sopra, ok. Oh, così a caso? Ho visto tizi a caso, forti. Beh, forti non siete. Potremmo passare tra questi vicoletti, però, eh. Sicuro? Non mi sembra, infatti, no. Certe aree secondo me non si dovrebbe andare a passare. No! Sei pazza! Perché? 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 Perché hai fatto sta cosa? Oh, sta buono. Non so cosa sei, ma sei pericoloso! Vabbè. Mamma mia, piano. Oh, piano. In fin di vita, madonna che culo schivato. Lei è andata bella e buona all'interno lì. Madonna, sei una pazza. Ho sbagliato pure. Madonna, mi hanno conficcato una spada. Bella e buona entra in luoghi che non deve entrare. Maledizione.
Oh, follow me per favore. Te ne vai, bella e buona affrontare i nemici. Ho quasi rischiato di morire per colpa tua. Qua c'è qualcuno? Ho visto una fiammata, quindi vuol dire che c'è qualcuno. No! Okay. No! No! E mo? Raga, e mo? E mo? No, ma dai. Questa memoria, no. Vabbè, allora facciamo così. No, non me l'aspettavo sta cosa. Vabbè, senti, charge, vai. Vai e combatti. Io pensavo di cadere qui. Dimmi che è solo quello, ti prego, dimmi che è solo quello. Dimmi che è solo quello. No. Ne manca qualcun altro. Là in fondo c'è qualcuno, infatti. Oh! Meno male che ero solo in due. Raga, avremmo perso. Cioè, boh. Non me l'aspettavo che ci mi avrebbe bloccato qua. No. Oddio, quanto sei figo. Bello cavaliere. Un bello guardia. Ti abbiamo massacrato, allora. Cos'è? Golden Snake, che cos'è? Ah, ecco cos'è. Ok, ok. Ah, oh, vedete, ancora. Vabbè, stiamo giocando non male, dai. Oddio, vedo qualcosa lì. Fire. Vabbè, morto malissimo, praticamente. Ok. E questi devono essere quelli là più pericolosi. Sicuro? Raga, quasi quasi sto pensando che... Vabbè. Ah, giusto. Follow me, per favore. Manca che succedono cose e non medie. Andiamo qua. Vedo tizi brutti. Aspetto prima di andare. Ok, no, non c'è nessuno. Oh, ci sei. Guarda come arriva quello a due spade. Ah, oh, però fa... Aiaiai. Madonna santa. Mi sta recando. Non so che cosa sei, uno spettro warlord. Madonna. È il capo del... Madonna. Madonna che culo che ha sbagliato mira. Avete fatto estremamente... Oh, bella, grande. Chi è che l'ha ucciso? Io spero. No, l'ha ucciso lei. Ah, che culo, abbiamo sconfitto nella zona più tranquilla. Sì, perché dobbiamo far fuori tutto. Ah, abbiamo già sconfitto. Ok, abbiamo fatto la missione. Dobbiamo far fuori lui. Oddio, quanto si trova. Bone crush un'altra volta. Oh, basta. Si pericolò. Oh, andato. Inizia. Abbiamo sconfitto. Abbiamo fatto questo. Niente. Oh, l'abbiamo fatto questa zona. Che bello. Ci è andata molto bene, raga. Ma molto, non poco. Molto bene. È andata stra bene. Eh? I cannot carry anymore. Aspetta. Fatemi vedere che cos'era questa cosa che sta uscendo. Ah, era questa, Elegant Lights. Ah, boh. Ah, è quello con le rose. Allora, andiamo con ordine. Ce l'ho già, quindi posso anche vendere. Ok.
Sa anche venderlo, tanto non mi serve. Allora. Oh. Oddio, un altro di questo. Possiamo? Perfetto, a posto, raga. Vabbè, è andata. Mo salviamo, perché mo dobbiamo fare mo dobbiamo fare una cosa più importante, raga. Dobbiamo salvare la nostra sorella succube. Oh, nuove aree. Zitto. Livello 5. Abbiamo sbloccato i livelli 5. Sunken Valley. Oddio, vedo tizi nuovi. Preoccupanti. Molto preoccupanti. Ah, survival mode. No, non mi interessa neanche un po'. Allora, facciamo l'ultima missione. Sblocchiamo un nuovo personaggio, Arisha. Praticamente quasi sei venuta, presumo. Niente, raga, ho la palla spa. Perché qua mo ho paura di perdere malissimo. Mo vediamo un po'. Ok, per il momento vedo che è tutto tranquillo. Mo io voglio fare una bastardata, raga. Aia. Essendo che questo sa un gioco bastardissimo, perché per fare questa cosa nuova area. Voglio prison door. Ok. Ah sì, perché qua mo spottano i nemici a raffica. Quindi mo famo una cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ragazzi, allora, tutto a posto? Siete pronti a combattere? Madonna, quanto sei figo tu. Ok, parte che lì è un gigante. Quindi che famo? Follow me. Così. Madonna, che è successo? Ho visto un casino. E la madonna. Raga, piano, piano. Qua vedo casini. Vedo casini, fermi. E la madonna. Vabbè, è arrivato lui. No, ma cosa? Facciamo. Io ho detto è pericoloso. Madonna, come mi hanno stupiato. Sì, ha caricato. Tranquilli, tranquilli. Non avete visto nulla. Non avete visto nulla. Madonna, raga, avete visto? Avete visto come mi hanno massacrato? Madonna, io li mando lì avanti, i miei compagni. Avete visto? C'era un nemico che era un mostro di Phasmophobia. Allora non mi sono confuso. Però fanno malissimo, raga, fanno malissimo. Questo significa che devo... Ok, però piano, piano. Vedete, c'è un personaggio di Phasmophobia. Io l'avevo detto io. Bellissimo. Madonna, come tondo. Io faccio così, charge. Andate all'attacco diretto, ciao. Buona fortuna. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa. Oh, fanno malissimo. Madonna, guarda quanto dobbiamo... ho fatto bene a evocare l'oro. Quello cura, quindi ottimo. Non so perché prima ci hanno massacrato, cioè prima mi hanno massacrato una grande ferita, ma... Ah, gli ha fatto male. Oddio, vedo qualcosa di grosso lì. Oh mio Dio, via, sparisci. Ma qui c'è qualcuno... c'è qualcuno. Thank you.
Madonna, questi mettono un'ansia addosso. È arrivato. Fanno malissimo. Ragazzi, che massacro. No, ma sono pericolosi. Ho fatto benissimo, raga, a chiamarli, mamma mia. Oh, ma se io quello lo ammazzo così a distanza, ti è. Ai ai ai. Madonna, che mazzo. È un bel demone. Oh. Close. Oddio, sono entrato involontariamente in una stanza. Madonna, una strage, la zitti, una strage, ho visto una strage. Raga, che state combinando? Siete fantastici. State a fare una strage, se avete fatto. Avete fatto una strage, complimenti. Aspetta. Eccola, Madonna. Oh, ok, ancora sei vivo, dai, sparisci. Madonna, quanta roba, madonna, raga, quanta roba. Ah, ma dobbiamo distruggere proprio la porta. Guarda, distruggiamo tutto. Salviamola. Distruggiamo. Madonna, che mi guarda. Mamma mia, che partita, mi piace. Però. Ah, perché spottano nemici dalle spalle, certamente. Ma se io faccio così. Vabbè, ci ho sperato. Ci ho sperato. È inutile, però l'abbiamo salvata, dai. Oh, grazie ragazzi, avete fatto un ottimo lavoro. Ho fatto bene a metterli in mezzo, raga. Non l'avremmo fatto bene, cioè saremmo morti malissimo. Saremmo stati ammazzati malissimo. Già ve lo dico. E abbiamo finalmente il nuovo personaggio. Attenzione però, attenzione. Quanta roba, fermi tutti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sono un cretino, ecco. 1, ma guardate qua, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lei dobbiamo usare mo un altro personaggio, perché mo lei dobbiamo capire che arma utilizza, fagliela fare con quell'altra mo, Lo scudo ce lo teniamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, madonna quanta roba avevo. Livello 2. Pessimo, raga, pessimo, pessimo proprio. Madonna, non hai nulla te. Aspetta. Mo ti potenziamo un po' perché hai bisogno di essere livellata, cara mia, con tutto il bene, ma devi essere assolutamente livellata. Perché qua sei inutile. No! Errore mio, mi scuso davvero. Mi serve. Andiamo con ordine. Madonna, che palle. Allora, andiamo con ordine. Punto 1. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Almeno questo, fuori 1. Poi. Lo so. Cavolo, non ce la faccio, però posso vendermi questo per... No, non ce la faccio. No, quasi. Però lo scudo mi serve. Quindi andiamo con ordine. Madonna, che brutta arma che tieni, bella. Senti, prendi questo e prendi questo. Cioè, ciao. Solo un secondo, raga. Qua è un macello, raga, è un macello. Veramente sta una chiave che sta ragazza, aspetta. Non ci aiuta così, cioè ci muore malissimo. Ok, andato. Già è così. Mo dobbiamo... Tutto questo la mettiamo a lei. Vedete? Sì, questo mi ha aiutato, raga. Vi assicuro che questo aiuta a livellarla perché... La dobbiamo portare a livello 9 come tutte le altre, mo,
Ma uno mi dirà, ma scusami, perché non la vuoi liberare per fatti tuoi? Il problema è che io dovrò affrontare avversari di livelli alti, quindi mi serve assolutamente lei con il massimo dei potenziali. Vedete, questi sono per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Andò. Mo' dobbiamo fare un'altra cosa. A parte che noi la voglio livellare. Mo', Madonna, che sto deve potenziarsi un sacco. 1, 2 e 3. Non può, Madonna, che tristezza. Andiamo con calma. Mo. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ci togliamo questo. Mo lei. Devo potenziargli qualcosina. In questo caso. Questo mi aiuterebbe. Vabbè, con questo no. Mi serve. Fatto con nessuno. Andiamo con. Sto pensando, ragazzi. Lei sarebbe bella più con l'ascia che con questo. Però farebbe malissimo. Non lo so. Allora, certamente li metterei. Veramente no, perché devo dare un equilibrio. Perché io uso il fuoco ma di rado. Mentre lei se lo pratica ogni tanto è meglio. Però lascia se io mi diverto di più a usare. Sì, stavo leggendo le altre caratteristiche. Vabbè, facciamo così, con lei facciamo fuoco. E io aumentiamo il danno con questo. Bene, raga. Eccola là. Oh, tutte e due qua. Una sta là e l'altra sta qua. Tanto mo ti vestiamo, ti mettiamo cose addosso, quindi tutto a posto. Anzi, in realtà te non hai proprio nulla, quindi tecnicamente dovremmo. Tecnicamente ti dovremmo mettere cose. Quindi partiamo dal presupposto che devi metterti questo. Ah, è vero, io ho questo. Zitto, 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 è vero, io avevo questo per lei. Zitto, zitta, zitta. Allora, tengo questo per lei. Quindi già abbiamo un vestito. Abbiamo per lei questo e questo, perfetto. E già siamo messi bene anche in questo. Dai, sono già soddisfatto in questo, perfetto, perfetto, andato, andato, andato. Ah, giusto. Mettiamogli questo. Ok, adesso è vestita. Eccola qui. Ora abbiamo ben lei potenziata, quindi a posto. Scusatemi, uno e due, ci siamo tolti dai piedi. Perfetto. Abbiamo fatto tutto. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Per fortuna che avevo salvato dei vestiti per sicurezza. Ecco che cosa serve. Mo se andiamo qua vi faccio vedere la nostra bella squadra. Oh, guardate qua come siamo belli tutte e tre. Di cui lei pure. Ah, è il casco, è vero, non abbiamo il casco per lei. Ci manca, così gli diamo anche quello e aumenta la difesa. Bene, raga, posso dire di aver finito in bellezza. Di aver finito in bellezza e siamo a posto. Se io me la metto anche qua lei. Free camera. Voglio mettere una free camera per tutte quante. Mamma mia, non riesco a inquadrare nessuna. No, volevo fare un'inquadratura bellina. Ma a quanto pare non me lo fa fare. No. Qui? No, non lo posso fare. Stavo vedendo se potevo interagire con qualcosa. Interagisci. Free. Niente, volevo mettere tutte e tre e niente. Ecco, così a quella l'ho spostata da un'altra parte, non so dove però. Poverina. Oh, eccola. Ciao. Vediamo dove va, vediamo se si interagisce da qualche parte.
Ah, in teoria dovrebbe avere l'interazione. Vediamo un po' se riesco a... Madonna, che brutto, scomodissimo. No, vabbè, stortissimo. Vabbè, raga, ci ho provato. Bene, raga, io qua vi saluto. Anzi, me la metto qui appoggiata, a posto. Interagisci. Free camera. Eccola qui. Ho andata. E niente. Bene, io qua vi saluto. Qui del 38. Al prossimo video. Credo, eh. Passo e chiudo. Bene, raga.